Il finale del capitolo 335 alla fine, ragazzi, ci ha trollati. Ma Hero Academia torna a scuola e lo fa svelandoci un mistero davvero e decisamente importante. Come reagiranno gli studenti della UA? Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per il video commento al capitolo 336 di My Hero Academia. Ma prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Il finale dello scorso capitolo non voleva indicarci a Gakure come talpa degli studenti della UA, ma voleva mostrarci a Kagure impegnata ad osservare qualcosa. In base però a come era stato strutturato il capitolo, tutto sembrava invece voler farci capire che a Gakure si trovasse da qualche parte alla presenza di All for One e che fosse lei la traditrice. In realtà no, ci siamo sbagliati ragazzi. È Horikoshi che trolla tutti. La ragazza invisibile nel capitolo 330 si trova da tutt'altra parte, è nei pressi della scuola, sta invece osservando il vero traditore. Questo personaggio ragazzi viene così scagionato, si meriterebbe le nostre scuse. E non solo le nostre, ma tutte quelle dei fan di My Hero Academia che l'hanno designata in questi giorni come... È stata accusata ingiustamente, ragazzi. Sì, ragazzi, sì. Il vero traditore è quel personaggio su cui Horikoshi aveva fatto cadere i primi sospetti con il capitolo 167. E si tratta proprio di Aoyama. Rileggendo i capitoli 167 e 168, possiamo vedere che Aoyama improvvisamente comincia a interessarsi a Midoriya. All'inizio non si capisce il motivo, ma poi è lui stesso a spiegarlo. Aoyama rivela di aver capito che Midoriya possiede un quirk, proprio come lui, che non si adatta bene al suo corpo. E questo significa che usandolo in modo potente gli provoca delle ferite. Questa scoperta di questo elemento che li lega fa nascere in Aoyama un senso di vicinanza a Midoriya che gli permette di intensificare così il loro rapporto. Alla luce delle ultime rivelazioni, scopriamo che Aoyama non possedeva un quirk quando era bambino, ma sono stati i suoi genitori a farglielo ottenere, grazie ad un accordo con All for One. Loro infatti pensavano che vivere senza quirk potesse in qualche modo portare Aoyama ad essere escluso dalla società, e per via di questo affare, Aoyama deve seguire gli ordini diretti del villain, altrimenti quest'ultimo potrebbe eliminare la sua famiglia. Un ragazzo ricattato quindi che agisce contro i suoi compagni non perché è cattivo, ma solo perché in questo modo riesce a proteggere i suoi genitori dalle minacce di All for One, e anche perché sono proprio i genitori a mettere delle pressioni su Aoyama. È un risvolto davvero interessante. Ragazzi, Aoyama e Deku hanno vissuto una vicenda simile in passato. Entrambe le loro famiglie hanno sofferto per via di questa scoperta ed entrambi hanno ricevuto un potere in modo diverso, ma lo hanno ricevuto entrambi. E alla luce di questo ci viene da pensare se Aoyama nel capitolo 167 avesse inteso che anche Midoriya avesse ricevuto il suo quirk. È possibile che lo immaginasse ed è probabile che non lo ha detto apertamente per non rivelare che anche lui lo avesse ricevuto. Possibilmente dunque si è mantenuto sul vago con la storia dei quirk che non si adattassero bene ai propri corpi. Al momento ancora non possiamo saperlo, ma potremmo scoprire meglio con il prossimo capitolo e con il dialogo tra i due. È interessante sottolineare che i due hanno ottenuto i quirk da due personaggi opposti. Da una parte All Might, il simbolo della pace che dona il One for All a Deku. Dall'altra All for One, il criminale più pericoloso che dona un quirk a Aoyama per ricattare poi il ragazzo. Ci viene da pensare che in un altro contesto, in un universo parallelo, anche Midoriya sarebbe potuto cadere in una trappola del genere. Se ripensiamo alla mamma di Deku, sconvolta per il figlio, il quale da bambino ha saputo che non avrebbe avuto la possibilità di diventare un hero perché è nato senza quirk, ci viene
viene da chiederci è se qualcuno ai tempi le avesse detto, cioè la mamma di Midoriya, che sua figlia avrebbe potuto ricevere un quirk. Se la mamma di Deku avesse accettato un quirk da un estraneo come All for One per far contento il figlio, Deku si sarebbe trovato nella condizione di affrontare All for One, il quale lo avrebbe potuto minacciare con la morte della madre. Questo è un what if pazzesco! Ragazzi, con il link Amazon sotto il video nella descrizione è possibile ancora acquistare questo volume speciale di My Hero Academia, il volume 30, che possiede sia la sovraccoperta ma anche un poster all'interno del volumetto. Ragazzi, non perdete questa occasione perché poi finiranno e magari poi non li trovate più in circolo. Quindi link in descrizione. E se siete alla ricerca di una community online su My Hero Academia, vi invitiamo a unirvi al forum del NIF Team. Il traditore dunque è stato rivelato, ragazzi, e non è un personaggio cattivo. Come dicevamo prima, è solo un ragazzino con le spalle al muro. Come farà dunque Deku ad aiutare il compagno? Se dobbiamo sparare un'idea, ci viene in mente qualcosa alla Harry Potter e ci spieghiamo subito. Aoyama potrebbe cominciare a fare il doppio gioco, fingere con All for One di lavorare per lui, mentre in realtà aiuti i suoi compagni passando loro delle informazioni importanti. Un po' come faceva Piton con Voldemort. Forse è proprio Aoyama la svolta. All'inizio di questo capitolo gli studenti della UA si interrogano su tre punti importanti e con Aoyama potrebbero risolvere due di quei punti, ovvero potrebbero scoprire dove si trova All for One e potrebbero anche venire a conoscenza di quando i villain intendono dare inizio alla guerra. La talpa potrebbe diventare un punto di forza di questa battaglia, ma questo dipende da come reagiranno Aoyama e la sua famiglia. Voi ragazzi cosa ne pensate? Commentate il video con le vostre opinioni. E con questo è tutto, ragazzi. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima, ragazzi!